Chiedo a Gianluigi Bonanomi, appunto, come dicevo, formatore, professore, consulente aziendale, in generale sui temi, diciamo, della tecnologia, sui temi del digitale, che da quando, insomma, da un anno a questa parte ha già pubblicato, fatto diversi corsi, diversi interventi riguardo all'intelligenza artificiale generativa nel mondo aziendale. Che tipo di accoglienza hai visto? Allora, grazie Nicola. Beh, buongiorno a tutti. Faccio una piccola premessa anche un po' per presentarmi. Mi capita di fare questi eventi sull'intelligenza artificiale ormai da un po' di tempo. Mi capita di andare molto nelle aziende, ma capita anche nelle classi. L'altro giorno ero in una classe, a un certo punto alza la mano un ragazzino di 12 anni e mi fa: "Ma lei in pratica cosa fa?" E dico: "Guarda, mi occupo di digitale, comunicazione digitale, adesso tanto sull'intelligenza artificiale generativa, i corsi ChatGPT e tutto quanto." Lui mi ferma e fa: "No, cosa fa di lavoro?" Allora, vai a spiegare che, come si dice a Milano, l'MST, questo qua è un mestiere, è un lavoro. E in effetti è un lavoro. Si va nelle aziende e io ho, per rispondere alla tua domanda, tre tipi di reazioni. Una reazione entusiasta, una reazione di paura e una reazione di senso di colpa. Cominciamo dall'entusiasmo. È facilissimo in questo momento vendere corsi e consulenze alle aziende perché basta fare una semplice cosa. Vai dall'imprenditore, gli prendi un video che magari è su YouTube perché tutti sono più o meno andati a fare qualche evento e glielo trasformi, gli cloni la voce e lo trasformi in portoghese. E gli dici: "Guarda, io questa roba non è che l'ho fatta in una farm di hacker russi, così. Ci ho messo 3 minuti con una roba che costa 15 euro al mese, si chiama iGen, e già questo è un effetto wow pazzesco." Poi gli fai vedere che ci sono i suoi venditori che stanno, che ne so, studiando gli annual report di Eni, e non è che ne devono studiare uno magari, per tutte le aziende con le quali hanno a che fare e non hanno il tempo di farlo, prendi ChatGPT e questo, adesso tra l'altro con la versione Plus carichi direttamente tutto l'annual report di quelle pagine e viene fuori il riassuntino, è quello che ti interessa, lo interroghi, oppure usi altri strumenti come Umata. Umata hai la possibilità di caricare il PDF, ti risponde e ti dice esattamente dove ha preso l'informazione. Quando vedono questa cosa qua vanno fuori di testa. È chiaro che c'è tanto hype, tutti sono interessati, dai piccoli ai grandi. L'altro giorno ero a Roma con degli amministratori di condominio, ripeto, amministratori di condominio, non mi viene in mente nessuna categoria meno tecnologica di questi, e invece quando vedono che con 3 appunti viene fuori il verbale della riunione già pronto, anche questi sono in brodo di giuggiole. Quindi grande entusiasmo, poi è chiaro che bisogna capire la fattibilità, tutti partono lancia in resta quando gli spieghi che poi il progettino non è esattamente una roba da 2000 euro, se vuoi farti il tuo LLM personale con i tuoi dati, e allora lì vediamo, magari non mi interessa, oppure chat GPT Enterprise, che nessuno ancora ha visto, è più che sufficiente. Grande entusiasmo, ma poi arriva invece qualcuno all'interno dell'azienda che ha paura. Avere paura chiaramente è normale, perché io sono un grande fan di Harari, ok? Noi nel libro l'abbiamo citato 2 o 3 volte. Harari dice: "Noi governiamo questo mondo perché non perché siamo più forti, perché siamo più veloci, perché siamo più grossi degli animali, semplicemente perché per il nostro cervello, per le nostre capacità intellettive." E quindi, e Harari nello specifico dice: "Noi abbiamo capacità di astrazione che gli animali non hanno, quindi noi ci siamo inventati la Costituzione, le monete, gli stati, i confini, bla bla bla." E poi capacità di coordinamento e soprattutto collaborazione su larga scala. Tutte capacità che gli animali non hanno perché non hanno il cervello che abbiamo noi. Adesso ci dicono che arriverà qualcosa di più intelligente di noi e quindi teoricamente dovrebbe stare sopra. Perché se ne perdiamo il controllo, la paura è quindi ancestrale, atavica, ma la paura in realtà è quella di perdere il proprio mestiere. Perché ci sono, cioè, quanti casellanti conoscete? Io sono andato l'altro giorno alla Conad e c'era un terzo delle cassiere rispetto a 4 anni fa. Solo che nessuno si è stracciato le vesti per le cassiere, per i casellanti. Adesso che cominciamo invece a toccare gli avvocati, a toccare delle professioni un po' più intellettuali, allora si comincia a ragionare su che cosa sta succedendo. Quindi la paura è normale, paura di perdere il proprio mestiere, perché se faccio il programmatore, siamo 10 programmatori, domani non ce ne devono essere 3 che fanno soprattutto debugging o controllo. E quindi la paura è normale, e la sto vedendo, si vede proprio sulle facce di alcune persone che non possono decidere all'interno dell'azienda. E veniamo alla terza reazione, e vi racconto una storia. L'altro giorno ero lì in questa azienda e a un certo punto una tizia, un'impiegata, mi dice: "Io ho avuto un senso di colpa per l'uso di ChatGPT." Ma perché? Perché io una cosa che dovevo fare era una relazione, adesso non mi ricordo nello specifico, ci mettevo 2 giornate. E invece l'ho fatto fare a ChatGPT, l'ho sistemata un attimo, ci ho messo un'ora.
Il problema è che io vengo pagato per 2 giornate. E quindi far capire alle persone che non saremo più pagate a ore, ma saremo pagati ad obiettivi, è un cambio di mentalità talmente grosso che non siamo ancora riusciti neanche ad affrontarlo. E quindi le persone magari stanno usando di nascosto ChatGPT perché hanno paura di dire al capo che ci hanno messo molto meno. E invece dovrebbe essere un valore aggiunto, perché tu dovresti liberare tempo per fare cose intelligenti. Vi faccio l'ultimo esempio e poi passo la palla, tanto so che si parla sempre di aziende, poi questo non c'entra con le aziende. Vi faccio un esempio di come ho usato io, in modo magari un po' più creativo, ChatGPT a casa. Io ho tanti libri, ma sono un pirla, come si dice a Milano, perché io mi compro i doppioni, perché ne ho talmente tanti che non mi ricordo più dove sono e quindi li ricompro. Al 20°, 30° doppione ho detto: ho un problema, ho precettato tutta la famiglia, ho detto: adesso mi aiutate e li scansioniamo tutti. Quindi scansione con i gingilli che a digitali ho scoperto. A un certo punto io i libri posso catalogarli tutti quanti, tra l'altro una figata, tipo Libib e altri ti fanno anche con la copertina e tutto. Adesso comincio a avere già scansionati più di 2000 libri. Se io faccio, e posso avere l'elenco, posso avere un Excel, se io faccio un'interrogazione stupida a quel database, gli chiedo quanti libri di Calvino ho, e questo mi dice 5. Capito? Ma sta cosa la faceva Lotus 1, 2, 3, forse la faceva Excel 30 anni fa. Il tema è: come si fa a usare in modo intelligente invece questi dati? Io ho provato a dirgli: a me piace Hemingway, tu mi devi trovare dei libri da leggere durante l'inverno che mi possano piacere, perché ovviamente sai che cosa mi piace, ma non devono essere di Hemingway e devono essere tra i miei. Mi ha tirato fuori delle cose incredibili. Mi ha tirato fuori Chuck Palahniuk, che è quello di Soffocare e soprattutto di Fight Club, e lui mi ha spiegato il perché. Mi ha detto: se ti piace quella letteratura americana, ti piace lo stile secco, ti piace certa drammaticità, non è la stessa cosa di Hemingway, ma prova a leggere Palahniuk che ti piacerà. Questo secondo me è un uso intelligente delle LLM anche nella vita quotidiana. Figuratevi nell'azienda cosa diavolo si può fare. Grazie. Grazie Gianluigi. Grazie.